mio amico invalido. Nel 1974 lavoravo in una ditta di savone e disegnavo impianti e macchine per le industrie, le cave e i porti. Avevamo tanto lavoro e la ditta dà a persone esterne allo stabilimento da sviluppare molti disegni. Cominciano ad arrivare i primi picchi e alcuni sono molto accurati, di alto livello. Per un po' di mesi vedo arrivare una mole enorme di lavoro e mi chiedo chi può essere questo disegnatore così in gamba. Vengo a sapere che verrà assunto nel nostro ufficio e una mattina arriva un uomo impressionante, tanto a torace e spalle sviluppati, ma al posto delle gambe ha due protesi rigide, senza snodo al ginocchio, e si appoggiava a due bastoni per tenersi in equilibrio. Io sono stupefatto. Mi chiedo come ha fatto a salire le scale. L'ufficio è al primo piano. Ha il posto vicino a me, si avvicina appoggiandosi con una mano al tavolo, mentre tiene entrambi i bastoni con l'altra, si siede con le protesi rigide allungate davanti a lui. Poi, agendo su uno snodo all'altezza del ginocchio, fa piegare le protesi e da seduto non si direbbe che ha questa grave menomazione. Ci presentiamo e capisco subito che questo è un vero uomo, nessun vittimismo, forte e battagliero nei confronti della vita. Disegna da seduto, portando il tecnigrafo all'altezza giusta, e al mezzogiorno vedo che come fa ad alzarsi. Mediante lo snodo rende rigide le protesi, poi appoggiandosi al tavolo e a un bastone si alza. Cammina dando prova di notevole equilibrio, è arrivato alle scale, le scende rapidamente, tenendosi con una mano alla ringhiera e appoggiandosi con l'altra ai due bastoni. In men che non si dica arriva alla porta, esce manovrando abilmente, sale sulla sua automobile che ha tutti i comandi nel volante. Passano i giorni e racconta disinvolto come è successo l'incidente che gli ha causato l'amputazione di entrambe le gambe, appena sotto le anche. A Savona c'erano ancora i tram e i ragazzi si aggrappavano alle due barre verticali che erano a fianco della porta d'ingresso e saltavano dentro anche col mezzo in corsa. Furono poi aboliti i tram, ma un destino maligno ha voluto che proprio l'ultima vettura che eseguiva l'ultima corsa tranciasse le gambe al ragazzo di 14 anni, studente delle medie. Un giorno mi porta a vedere la sua fotografia, appena guarito. Ragazzo di 14 anni seduto su una poltrona, coi moncherini che spuntano dai pantaloni corti, sorridente. Per diverse notti di seguito l'ho sognato e non ho mai dimenticato quella foto. Il mio vicino di tavolo di lavoro, con cui si sviluppò una grande amicizia, mi raccontò che, non appena guariti i monconi, gli procurarono delle protesi e continuò a studiare. Diplomandosi geometra, saliva sulle corriere, scendeva, pur con queste protesi molto pesanti, poi cominciava a lavorare appena poté, prese la patente, guidando automobili appositamente attrezzate, coi comandi del volante. I suoi familiari lo portavano a remare in barca perché si rinforzasse. D'estate nei bagni dove si ballava aveva il compito di cambiare i dischi, come si usava allora. Si era subito inserito nell'ambiente della ditta, vivace, polemico, vigoroso d'animo e di corpo. Partecipava a pieno titolo alle discussioni, sia di lavoro, sia di calcio e di tutto. Colpiva soprattutto una cosa, l'assoluta mancanza di vittimismo, di mestizia, di ripiegamento su se stesso. Passavano gli anni e io ho vissuto una crisi depressiva molto lunga. Molto ci sarebbe da dire sull'orrore della depressione, sulla malignità di questo stato, difficile da combattere per molti motivi. Ma il protagonista non sono io, ma il mio amico. Io posso vantarmi di una cosa. Certo non avevo e non ho la sua forza d'animo, ma sono riuscito a tenere per me il mio malessere, rimanendo impassibile, curandomi senza che nessuno lo sapesse, non pesando su nessuno. Ma lui se ne accorgeva e mi consolava, ma a modo suo. Come rifiutava per sé il compatimento, così non mi dava pacche sulle spalle, non mi compativa con parole stucchevoli. Nei giorni di crisi acuta, mentre disegnavo e non riuscivo nemmeno a parlare, lui mi aiutava. È difficile scrivere le frasi fuori dal contesto di allora, ma ci provo. Un giorno, con quella durezza e vera virilità, dice: «Giacomo, non c'è oggi a lavorare». Non si vede, e accompagnava le parole con altre benevolmente oscene. Mi bastava la sua vicinanza, irradiava una forza e un coraggio che mi scaldavano il cuore. Un giorno mi cade un compasso su una gamba, e vedendo la mia smorfia di dolore perché la punta mi si era piantata nella pelle, lui prende il suo compasso e infila più volte la punta metallica nelle protesi, ridendo e sfidandomi a fare altrettanto.
Mi dava un passaggio in macchina, a volte gli facevo delle commissioni per i suoi hobby, costruiva radio e altri apparecchi, oltre a far da mangiare. Dopo molti mesi sono stato meglio e cominciamo le pratiche perché lui avesse la pensione di invalidità. Lo accompagnavo alle visite mediche, negli uffici e via dicendo. Facendo una visita dal medico militare, lui aveva fatto una battuta veramente memorabile. Avevamo portato tutta la documentazione. Il mio amico e il medico militare sono seduti di fronte. Il medico legge la pratica, poi controlla la protesi. Lui dice ridendo che le gambe non gli erano ricresciute, facendo ridere tutti. Pur conoscendo già le difficoltà che gli handicappati devono affrontare, ho toccato con mano l'oscenità, l'impudicizia, il narcisismo. Noi siamo abituati a considerare questi concetti relativi al campo sessuale e psicologico, ma non è così. E faccio subito alcuni esempi in cui si vede la piena complicità tra enti pubblici e persone uniti nel complicare la vita ai disgraziati. Arriviamo con la macchina presso un ente pubblico. Il parcheggio degli invalidi è occupato da un'auto senza contrassegno. Suoniamo il clacson ripetutamente e dopo molto tempo arriva il padrone dell'auto. Alle nostre proteste perché ha occupato il posto riservato, risponde con un'estrema strafottenza che lui ha da fare e gli invalidi possono farsi portare in autoambulanza. Con estrema lentezza entra nella sua automobile, con estrema lentezza esegue le manovre per uscire dal parcheggio. Per la prima volta della mia vita ho capito che cos'è l'istinto omicida. Ma non è finita. Vedo che è un apposito montacarichi per gli invalidi con una targa, suonare per l'addetto. Suona inutilmente, non arriva nessuno. Entro e all'addetta del bancone chiedo spiegazioni. Imbarazzata mi dice che certo l'addetto è nelle vicinanze, che arriverà, ma ovviamente non arriva. Ecco, l'oscenità della vergognosa presa in giro, l'autorità procura il servizio, ma non lo fa funzionare. Il mio amico, con vigorose imprecazioni, si avvia verso la scala e, manovrando al solito modo, sale al primo piano. Mi ha colpito l'atteggiamento dell'impiegata. Stava a testa bassa, certo turbata nel vedere l'uomo arrancare con fatica, anche se con la solita energia. Un'altra volta, per una visita, dopo aver parcheggiato la macchina piuttosto lontano dall'ingresso, io prendo la sedia a rotelle pieghevole. La piazzo vicino alla portiera della macchina e il mio amico, con la solita abilità, si siede. Lo spingo, poi troviamo un marciapiede da salire ed ecco la civica impudicizia. Hanno fatto la rampa per salire, ma lasciando un gradino alto tre dita tra l'asfalto e la pietra inclinata. Se un invalido è solo, è impossibilitato a salire. Io provo a inclinare la sedia, ma lui è molto pesante e ho paura di farlo cadere. Facevo culturismo in una palestra e lui mi ride per la mia debolezza, mi chiama pollo di allevamento, steroidato e altro, e ride come un matto. Riesco a far salire la carrozzella e rilevo l'impudicizia della ditta che apposta ha creato l'ostacolo e la crudeltà dell'ente pubblico preposto alla sorveglianza. Passiamo anni a fianco a fianco finché un giorno la ditta viene sdoppiata, lui rimane dov'è e io sono trasferito al secondo piano, un duro colpo per me. La sua calda durezza, il suo essere inquadrato e vigoroso, la sua amicizia mi scaldava, mi curava. Certo, scendevo a trovarlo, mi dava ancora i passaggi in macchina. Ma era diverso. Un giorno, parlando in ufficio, dico che voglio comprarmi una mountain bike per girare le colline. Pochi giorni dopo, il mio amico mi porge delle chiavi e mi dice di andare in portineria. Io non capisco. Poi vedo giù la bicicletta nuova. Provo una gioia grandissima. Da quel momento è amore a prima vista. Quella bicicletta è fatata, magica. Con questa bicicletta faccio migliaia di chilometri nelle colline della provincia, vado nei torrenti, nella neve, nelle ghiacciaie, nei rovi, in strade sterrate piene di fosse e di pietre. Ebbene, non ho mai scoppiato una ruota. La catena ha deragliato una sola volta e soprattutto la bicicletta mi conforta. A volte mi sono perso in mezzo ai boschi, ma la bicicletta vibrava. Prendevo coraggio da essa. Permeata com'era dall'influsso della personalità dell'uomo straordinario che me l'ha regalata. Sciocchezze. È antiscientifico, superstizione, autosuggestione, tutto vero. Però viene il momento che lui va in pensione e per me è un duro colpo. Mi manca un solido sostegno. Si dedica ai suoi hobby, va a fare lunghi giri in macchina, a volte gli faccio qualche commissione.
A proposito di pensione, quest'uomo ha lavorato 35 anni senza invocare prepensionamenti o altro come fanno troppi, che con la scusa dell'amianto, visto a mezzo chilometro, esigono e oscenamente ottengono dalle autorità prepensionamenti vergognosi. Ci sono persone che a 48 anni vanno in pensione con 40 anni di contributi come se avessero cominciato a lavorare a 8 anni. Poi il mio amico è stato ricoverato in ospedale molto a lungo, i moncherini si sono troppo ridotti di volume e di consistenza e non ha più potuto indossare le protesi. Ha venduto l'automobile, è rimasto solo perché sono mancati tutti i suoi parenti, ha solo una nipote che gli fa le compere. Lui si fa da mangiare e con la sua abilità e agilità fa le pulizie in casa, oltre naturalmente a leggere, trafficare, polemizzare. Quest'uomo ammirevole ha molto influenzato positivamente la mia vita e la sua vicenda dovrebbe far vergognare i vampiri che speculano sulle pensioni, sugli accompagnamenti fasulli, sull'amianto, pseudo. Ma tanto più risalta l'insipienza, l'incuria, la crudeltà delle istituzioni che non fanno il loro dovere, non mettendo a norma gli accessi agli edifici pubblici, non controllando rigorosamente i falsi invalidi, decurtando perciò brutalmente la pensione ai veri invalidi, non apprestando centri di riabilitazione ben distribuiti sul territorio e costringendo gli invalidi e i loro parenti a penosissime trasferte. Tuttavia, questa è solo una faccia della medaglia, perché esiste il meraviglioso rovescio. Apriamo la porta della stanza del tesoro e veniamo abbagliati dallo splendore delle pietre preziose: rubini di compassione, smeraldi di altruismo, diamanti d'amore, zaffiri di dedizione, catene d'oro di solidarietà vissuta. Ecco, l'interminabile ed entusiasmante elenco dei tesori. Innumerevoli associazioni di beneficenza, milioni di volontari dediti ad aiutare la sventura. Nelle notti gelide, angeli luminosi cercano i disgraziati, li coprono, li nutrono con pasti caldi. Centri medici, finito il loro turno, visitano gratuitamente i clandestini. Nei villaggi africani, nelle foreste tropicali, invincibili paladini lottano contro le malattie, la schiavitù, i bambini sfruttati, venduti e stuprati. Angeli ardenti vanno nella notte a strappare prostitute al loro destino atroce. Fiumi di sangue vengono versati nei delitti, nei genocidi, negli attentati, ma fiumi di sangue purpuro e brillante vengono versati dai donatori degli ospedali per salvare i malati. E poi donazioni, spettacoli, cene, mostre e via dicendo, organizzate per raccogliere fondi. Non dimentichiamo i lasciti, le collette e moltissime altre manifestazioni, compresa Teleton, che convogliano fiumi di denaro alle associazioni benefiche. Non dimentichiamo inoltre gli oscuri eroi di ogni giorno, come le famiglie che per decenni si prendono cura dei propri familiari handicappati. Ma bastano a volte gesti molto meno impegnativi per aiutare il prossimo: portare le borse agli anziani, cedere loro il posto sui mezzi pubblici, fare qualche elemosina e tutti questi gesti infiniti che costano poco, ma che sono così importanti per far sentire la gente amata, inserita in un contesto affettuoso. Insomma, tessiamo insieme la loro rete d'oro e d'amore col calore del nostro cuore. Colmi di compassione, impazienti di agire, non lasciamo morire dentro noi la pietà. Tanti hanno bisogno di essere aiutati. Noi, tanti fortunati, doniamo la pietà. Il sole sorge ancora se al mondo c'è amore. Confortiamo il dolore ardenti di pietà. Racconto di Abate Giacomo di Savona. Scrivo versi per chi ama, sui muri, sui calzoni, sulle carte, sulle mani, sul parquet, sui manifesti.